Buon Buongiorno. allora, questo era Asian di ieri sera. Questo qui è sempre il livello daily di ieri sera. L'M15 ha chiuso al di sotto. Chiuso esattamente sul livello. E dovrebbe continuare. Mamma mia, che sonno. Allora. Ieri pomeriggio giro di casa è droppato la grande. Buondì. Buongiorno a tutti, adesso mi occupo. Buondì, buondì. Ecco. Eccoli, lo sapevo. Mannaggia. Questo qui era il trade di Londra, probabilmente. Mamma mia. Speravo avvenisse adesso, dopo le 8, prima della chiusura d'H1, cioè dopo la chiusura d'H1. È già andato, vediamo come reagiamo qui a 7:50. La JPK potrebbe proseguire bearish. E questo H1 chiudesse bearish. Vediamo.
Se l'OS30 facesse una bella resistenza al di sotto di questo livello qui, dovremmo proseguire. Però abbiamo traffico pulito qui sulla sinistra. Vediamo come va a chiudere. Andiamo a questo livello qui. Ma anche chiudessimo al di sopra ci sarebbe qualche bella possibilità. Ora candela weekly che chiude oggi, magari fa un po' di pullback, essendo venerdì. Vediamo se c'è qualche news. News sulla sterlina, proprio adesso. Thank you.
Ok, adesso abbiamo la chiusura d'H1. Siamo un po' silenziosi perché ieri sera abbiamo fatto Asian e abbiamo dormito poco. Mamma mia. Se volete mandare qualche chart, che avete qualcosa da chiedere, fate pure. Molto simpatico. Buongiorno ragazzi. Buondì. Simpaticissimo, oserei dire. Gioia piccante. Dunque.
Dobbiamo aspettare ancora. Ma io ho proprio paura che questo qui era l'ingresso da fare. Mannaggia. Era ottimo perché ci avevamo da un trend una candela contraria, una candela che forma la resistenza qui. Short, stop loss al di sopra dei massimi di queste candele, take profit in fondo al range. Vediamo un po' quanti punti erano all'incirca. 10, 11 punti, 6 di stop loss. Questa era un'ottima operazione. Tanto GVP CAD sta spingendo, però è arrivato al livello del retest, quindi se questo chiude bearish potrebbe essere un retest per proseguire bearish fino al supporto. Però non abbiamo nessuna conferma per il momento. L'S30 ha chiuso bearish, ha iniziato un piccolo movimento, come dicevamo prima, possiamo vedere se approccia questa zona come si comporta. Nel frattempo GJ va sempre più giù, rompe i minimi. Vediamo come si comporta. GVP CAD. Evidentemente questa candela M30 non l'ha neanche sentita. Mi chiedo dove voglio andare con la candela appena aperta, così 5 minuti, tutta questa push. Vediamo un po' bene. Back. Dare un occhio al VT. Mamma mia, da sto livello che avevamo. È andato dritto fino all'altro livello. Niente male. Solo che visualizzare una chart è quasi impossibile. Costa roba in mezzo. Facciamo resistenza qui. Abbiamo questo supporto ancora. Ti ho mandato l'entrata che ho fatto su GJ. Sì. Sì, sicuramente. Ho messo sul stop sotto i minimi che ha tirato nella prima pushata e adesso sono entrato. Sì, sì, sotto il supporto praticamente. Esatto.
dovrebbe proseguire. Il traffico è pulito, però la chiusura era ancora all'interno, però comunque dovrebbe proseguire fino a 132.600 almeno. C'è questo livello qui, queste week dovrebbe fillarle almeno fino a 132.600. GDP cade, sta rigettando un pelino. Io ho fatto un piccolo ingresso su GDP CAD adesso, mentre l'M5 creava la week bullish, lo stop sopra questi massimi 7 punti di stop, e vediamo se riusciamo a proseguire. Il bias è il fake out bearish che abbiamo fatto su questo livello qui. Se uscirà a break even, se mi ritraccia o meno. Abbiamo la chiusura della candela M15 in 3 minuti. Questa candela M15 qui è andata a rompere i massimi, però ad H1 non ha rotto i massimi. L'unica cosa è che siamo al di sopra di questo livello qui che siamo andati a toccare. E se questa candela qui chiudesse bullish, potrebbe essere un supporto per continuare. Stiamo a vedere. Esco a break even adesso. Sono uscito. Preferisco aspettare l'M15 che chiude stamattina, dato che è anche venerdì. Se questo M15 chiudesse bullish, non vorrei essere in short sulla sterlina. Qui con il dollaro canadese, ovviamente, JPY è più strong. Tra l'altro, è quasi arrivato verso 600. Abbiamo questa piccola zona qui, dove iniziano ad esserci queste week qua. Assolutamente, puoi già prendere qualche take profit. Dovrebbe venire giù, però non si sa mai.
Sono provato a rientrare qui quando questo M1 ha chiuso bearish. Stiamo muovendo. Mi fa subito due break even in fila, vediamo un po'. Vediamo un po'. Chiamare Zoma, mi aveva detto di chiamarlo se non si svegliava. Io e Picard stiamo per essere ristoppati a break even. Benvenuto nel servizio. DJ. Benvenuto nel servizio. Ok, dove dovrebbe esserci. GG ha avuto un po' di pullback. Adesso vediamo se questo M15 prosegue. GP cade sempre lì. E mi stoppa. Sta per stoppare a break even. Vediamo se tiene. Fuori, di nuovo, a break even. Boom, questo M1. Spero almeno che flippi, che continui in bullish, perché se mi andate a stoppare, come vi dicevo, che ho fatto l'ingresso qui
Mi è andato a stoppare se adesso flippa bearish, mi arrabbio. Anche GJ mi ha stoppato a break even. Mamma mia. L'unica cosa che GJ di strada ne aveva già fatto un po'. Invece JP Card ne aveva da fare. Se questa candela PM30 viene giù bearish, penso che poi all'apertura di Londra questo supporto qui dovrebbe essere infranto. Potremmo magari continuare bearish. Comunque la candela M1 ha chiuso flat. Sono bullish, sul MetaTrader ce l'ho flat. Fa sempre piacere, almeno non siamo andati in drawdown, break even, break even e boom, andiamo dallo S30, cosa combina, abbiamo approcciato il livello di supporto, adesso stiamo chiudendo al di sopra di questa resistenza qui, se chiudiamo al di sopra di questa resistenza qui si può cercare un retest intorno a 23.400 e il proseguimento fino a 23.500 magari. Non sarebbe affatto male. Stiamo a vedere. Oh, GBP CAD ha fatto quella candela bearish. Mamma mia. Non voglio guardare, non voglio riprendere subito un altro ingresso, ho fatto due break even di fila, quindi aspettare un attimino, però quell'M30 là, diciamo che dovevo fidarmi dell'ingresso originale che era più in alto e sarei stato un po' più safe, anche se sta creando tante wick. Questo M5 qui potrebbe proseguire giù fino a supporto, essendo quella. Ne mancano solo due prima della chiusura M30. Adesso su GK aspetto di vedere se la M30 chiude sotto la, il supporto. Eh sì, conviene aspettare. Conviene aspettare, sì. Zola mi ha scritto tra l'altro che mangio qualcosa arriva. Io devo fumare una sigarettina nel frattempo. GVP CAD però. Peccato. Ma quell'ingresso su GJ dopo questo M15 bearish qui era perfetto. L'ho visto appena arrivato sulle chart, però ero qui da un secondo, tempo di guardare un attimo il resto e lui è venuto giù subito. Mannaggia. Perché era proprio un bel setup questo. Che qua ci devi piccare. Speriamo almeno che vada su e non continui. Adios, adios GBP CAD. Buon di-
Ed ecco, il trade su JP CAD è andato a buon fine. È andato dove doveva andare. GJ sta fatto il retest, sta flippando di nuovo bearish. Abbiamo respinto il nostro livello. Adesso zoom e apro anche la chart che mi ha dato. Avevo messo qui il setup di vendita su GBP CAD prima, però mi ha stoppato break even prima di scendere, purtroppo. Mi auguro almeno che rigetti quel livello lì, che non venga giù da hit di nuovo come ieri. Il primo ingresso che mi ha stoppato a break even era questo qui sulla week dell'M5. Era un ottimo trade, aveva solo 6 punti di stop. È stato a break even troppo in fretta. Peccato, peccato. Allora, chiusura M30. Sempre lo stesso, Dino. Ti lamenti sempre dello spread su GBP CAD, uffa. Comunque ho 2 punti, 1.7, 1.8, anche 2 punti. Mannaggia, Giulio. Ma dillo, ieri sera dove sei finito? Che noi ti aspettavamo. Mizzica, che bel trade che eri, GBP CAD. Vabbè, addio. Dormiva. Mi sembra anche giusto. Ormai il mio trade su GJ è bello andato. Oh, anche il mio su GPCAD, puoi dirlo forte.
Puoi dirlo forte, puoi dirlo alla grande. 15, c'è già tutto il range, adesso... guarda, 20 punti di range. Cioè, il range erano 15, però, tutta questa roba di cose. Adesso su GJ, se una candela, la prossima candela M30 mi chiude sotto 132,6, posso dai, parzializzare pensare a ancora per l'apertura di London. Qualcosina a 10 punti te lo dovevi pigliare, caspita. Eh no, un piccolo parziale l'ho preso. Ok, meno male. Ma target, io ho anche detto questa roba qui, che se la M30 veniva bearish, di questo supporto se ne sarebbe fregata. Quindi sono molto molto disappointed per come sono andate le cose tra me e GBP Card questa mattina. Vorrei chiudere la sessione solo per questo trade, starne a cercare altri dopo un setup del genere sarebbe da scemi. 6 punti sopra la top week, più in basso era l'ingresso. L'M30 adesso fa questo, però chi si fida adesso a shortare? Questo setup era magico. GJ invece ha chiuso lì a livello, GP che ha chiuso sotto a livello. Ad H1 ha rotto quei minimi, qui abbiamo queste week, però questo livello qua a cui bisogna stare un pelino attenti. Vedere dove ha chiuso la candela. Magari se l'M1 tornasse bearish al di sotto di questo livello qua, si potrebbe pensare allo short. Però è quello che merita, Dino, hai ragione. Hai ragione. US30 ha chiuso, ha rotto i massimi, ha chiuso bullish. Chiuso all'interno del range, però comunque rompendo i massimi di prima. Zome, sei lì per caso? Don't think so. Lì dove? Ah sì, lì, scusa, avevo mutato. Non mi ero accorto, ma avevo il microfono spento. Pardon. Hai parlato col microfono? Sì, quando mi hai detto la cosa di US 30, ti ho detto sì, hai ragione, l'unica cosa è che non ha ancora formato in versione bullish che sta dando il colpo adesso, quindi proverei magari a vedere... Mi sa che lascio un buy stop sopra i massimi. Questo qua oggi non ho voglia di forzarlo troppo. Questo da qui non era male. Buy stop sopra i massimi e pochi punti in quel range lì. Hai mandato la chart o no? No, è Gabri. Vediamo tutto. Sopra quali massimi? Questi qua. Quelli AM? 23.400, precisi. Sopra il livello che è questo qua. Non c'è neanche bisogno di segnarlo praticamente.
Yes. Allora, apriamo. Possibile entrata aggressiva con senso. Allora, a me non piace solo per un motivo. 1, 2, 3, 4, 5 candele bearish di fila. Questa qui ha chiuso al di sopra, sì. Vediamo. Ecco, sì, se ce l'hai proprio al di sotto, però abbiamo questa wick a sinistra. Non saprei. Non mi fa impazzire, diciamo che il movimento mi piace sempre provare a prenderlo dall'inizio, quando è verso la fine è sempre un po' più problematico da prendere. È anche vero che il sell stop sotto il minimo è abbastanza sicuro, perché se va a rompere il minimo, almeno 3-4 pips di push dovrebbe darteli per farti mettere a break even e vedere quello che succede. Però per il momento non c'è nessun ingresso. Il sell stop sicuramente è valido. Questo invece c'era un ottimo ingresso, cosa dite? Direi proprio di sì. Sì, sì. Signor capitano. Senti, lo stavo guardando prima e volevo chiederti se avevi intenzione di prenderti il breaker di test, poi ho detto che domanda, cioè ho detto magari non vuole overtradare o far robe, quindi ho evitato la domanda stupida. Minchia, però l'ha tenuto. Ma non è, non è overtrading, prima ho chiuso break even e non ho chiuso sì. niente di negativo. Però mi fa bestemmiare, perché hai visto l'ingresso dove era, no? Sì. No, forse sono arrivato che l'avevi appena staccato. Cioè ti ho solo più sentito dire questo era il nostro setup. Sono stato stoppato break even due volte. Il primo ingresso era qui, erano esattamente 6 punti di stop sopra i massimi. Madonna, ottimo quello. Aspetta. Ti faccio vedere. Erano 6 punti sopra i massimi, quindi l'ingresso era lì. Ti faccio vedere. L'ingresso quando ha iniziato a flippare la candela bearish e poi mi ha stoppato qua, poi sono rientrato. Dov'è che sono rientrato che mi ha ristoppato? Non mi ricordo più. Comunque nella registrazione c'è, però il primo ingresso era quello prediletto. Sarebbe stato non male anche il secondo, però il primo era proprio meglio. E infatti stavo dicendo che perso il primo movimento, cioè l'altro setup che appena aperto la live si stava già andando praticamente. Era questo qui di GJ dopo questo M15 bearish che ha rotto i minimi di questa qui prima. Entrare in sell con lo stop loss al di sopra, 7-8 punti di stop nemmeno. 4-5 e ovviamente primo take profit questo range e poi anche una runner eventualmente. Questo qui era il setup su GJ che era già iniziato ad andare bearish, invece GBP CAD era ancora in difficoltà, chiamiamola così, e poi il movimento bearish l'ho fatto dopo. Però appunto, ho dato già tutte entrambi dei bei movimenti. Andre non c'è stamattina, vedo. Andre sarà stato a dormire dopo ieri. Probabile. Mm-hmm. Sì, ieri sera è stata molto, molto fast come operazione. Stop. Sei mutato, eh?
Sì, lo so. Ah, ok. Sono tornato e non so se mi avete chiesto qualcosa, ma non c'ero, non mi sentivo. È sparito qualcuno? Dino, forse Dino. Dino è sparito, no, ma ragazzuoli. Niente, non so, non ho molto da aggiungere. Il trade, contare i punti, che sarebbe arrivata una run 26 punti. Cavolo, cioè, pensa che bello, ma perché io ho sempre questa fretta di mettere a break? Cioè, break even è giusto mettere, però il trade si deve comunque mantenere, cioè. So, volevo fare un piccolo disegnino, allora, cioè, non è un disegnino in realtà, però quello che stavo guardando io su GBPCAD appunto era che il prezzo faceva, no, questa freccia qui non mi piace, voglio l'altra, ok. Il prezzo era partito da qui, ho iniziato a fare minimi più alti e massimi più alti. In questo uptrend qui era arrivato a fare questo massimo qui, questo minimo qui più alto, ok? E poi ho visto questa candela M30 che ha chiuso bearish, infranto i minimi di quella prima e ha rispettato i massimi di questa candela qui. Ha rispettato anche la creazione di questo massimo qui, ok? Quindi questo qua è diventato un massimo minore di quello precedente e ho pensato che il punto di supporto sarebbe stato infranto per andare a registrare un nuovo minimo, ok? Per quello dicevo che se la candela M30 prima veniva bearish avrebbe probabilmente rotto molto facilmente questo supporto qui, perché c'è l'effettivo cambio di trend nel momento in cui questo massimo qui viene rispettato da questo, che non va appunto a infrangere i massimi. Candela bearish, rottura dei minimi, ingresso, stop loss sopra i massimi, primo take profit al primo range e secondo take profit, probabilmente anche alla fine del secondo range. Anzi, direi qua che era già a livello segnato prima, perché ci sono appunto queste week, quindi il prezzo potrebbe avere qualche difficoltà a scendere di più in giù. Comunque, la struttura del mercato era questa qui, ok? Minimo, massimo, minimo, massimo. Questo qui è il massimo che non abbiamo più infranto. Massimo minore, candela bearish, stop loss al di sopra. Continuazione del movimento ribassista. E tra le altre cose volevo vedere che mi ha stoppato a break even, e da dopo che mi ha stoppato a break even
non ci è più tornato, l'infame. Quindi mi ha stoppato la posizione e poi è andato dritto. Se non faceva questa wick, io ero bello che a posto. Sul secondo ingresso, il primo ingresso invece era qua e poi... Infatti avevo detto che era anche meglio non essere andato in drawdown. Però il secondo ingresso proprio me l'ha stoppato al pelo, caspita. Allora, due break even stamattina, paghiamo le commissioni. A me forse sta per prendere l'ordine adesso, che sembra aver voluto formare la struttura bullish e romperla. Vedo, se no faccio stacca. Stacca, stacca. Stacca, stacca. Prima che arrivi il francese, prima che mi senti. Prima che mi senta. Abbiamo aperto l'USO, il buonanotte. Okay. È lì, si dovrebbe dare il weak feel. L'unica cosa è che il weak feel sopra quel livello lì È un po' corto, infatti ho abbassato l'ordine. Se dà ancora un colpetto me lo prende. Non ho messo sopra i massimi, ma ho sceso un pelino. Sopra, ecco, poco sopra il livello blu che hai segnato tu. Prima ce l'avevo sopra le candele. Che la sopra, apre l'M15 nuova, potrebbe magari dare una pushata senza ripensamenti. Andare al di sotto del range, l'unica cosa è che non abbiamo rotto questo massimo, però comunque siamo lì. Vediamo l'H1 se va a chiudere al di sopra di quel livello lì o meno. We go that's it. Ho sentito quella sbanfata di sigaretta che... sì. Sì. Vado poi dopo. Sigarozza di prima mattina. Prima dei buy stop. Prima dei buy stop. Tanto io penso che i giochi con GBP e GJ e GBP CAD siano fatti, sinceramente. Adesso partirà il movimento di pullback. Però comunque la candela H1 chiuderà lo stesso bearish, perché nell'ultima ora abbiamo fatto tanto movimento bearish, quindi... Sì, potrebbe cercare un weak feel della candela ad H1 ribassista su entrambe le coppie. Forse su GBP CAD addirittura meglio, perché abbiamo fatto solo questa candela di resistenza e questa è la prima H1 che inizia un movimento ribassista. Quindi potremmo ritestare lo stesso livello che abbiamo ritestato prima M30, sempre se ovviamente chiudiamo al di sotto. GJ invece ha già iniziato il movimento ribassista un po' prima, ha rigettato adesso questo livello qui. Si potrebbe cercare un weak feel, ma non mi piace più molto, anche perché l'ultimo range poi non è granché. Questo minimo qui non è stato infranto, quindi su questa candela M30 pusha, segnato la nuova M15, ha dato solo una push. Non ha creato ancora nessuna weak. Lì però ha già rotto i massimi di quella precedente, penso anche su GBP CAD. No, se ci è piccato ancora no, siamo sempre al di sotto del livello di retest. Sempre safe. Questa qui è quella che praticamente mi ha stoppato il primo ordine. E poi il secondo è stato stoppato. RS30 è andato. Sì. Rotto. Non ha rotto i massimi, ma lo sta per fare. Con questa non ti ho ancora sì, colpito. Sì, gli ordini me li ha presi. Sono proprio la base delle ultime candele M1 dove c'avevo gli ordini. Ti ho detto che li avevo abbassati un pelo, per così già al weak fill parzializzo e break even. Ci ho pensato, ho detto, yes, forse è meglio far così. Ah, non ho messo manco un quadratino rosso stamattina. Adesso lo disegno. Eccolo lì. Eccolo. Parzializzato e mi metto a break even.
È parzializzato, un punto compa. Ma l'ho aperto un po' alto per quello. No, ho aperti due, per quello che l'ho chiuso. E ne ho chiuso 1,50, ti sono lasciato l'ultimo. Che almeno se mi chiude a break even questo, chiamo ufficialmente la settimana senza problemi. Era solo questo, che mi ha detto parzializza e metti a break even, perché non volevo... L'ho detto, oggi è una giornata dove non voglio... Questo movimento bullish non... Cioè, se queste candele chiudono al di sopra, comunque c'è un bel range sulla sinistra. Però per il momento siamo sempre lì, fermi lì. Andiamo a vedere se riusciamo ad andare a chiudere, cioè avere proprio la chiusura d'H1 M30 lì sotto. GG nel frattempo pusha, dopo aver rotto i massimi, prosegue, sta approcciando il livello del retest di prima. E se chiudesse al di sopra, sicuramente ci sarebbe la possibilità di prendere il retest bullish e rimangiarsi il movimento di questa mattina, però non mi piacerebbe, cioè non, dovrebbe essere una bella chiusura M30 al di sopra 133, 750, 770, giù di lì, su di lì, più che altro. Però magari un buy stop, perché quindi break even sull'altro USO, no, sull'altro S30. Però dicevo, GJ appunto non mi darebbe grandi certezze per quanto riguarda lo stop loss a entrare in questo range qui, e in più il movimento sta già avvenendo. Ragazzi, io vi lascio a lezione. Ciao, ciao, wow, grazie. Buona giornata. Ciao. E niente, break even è stato colpito. Sì, stamattina non ci portiamo avanti tanto nella sessione, tanto no. Setup sono belle che andate, vendite sulla sterlina, grandi vendite su GBP GPY stamattina, grandi vendite su GBP CAD, un po' di ranging su US30, ma movimento bullish che comunque dovrebbe esserci, vediamo se chiude lì sopra o meno. Sì, vedi, dopo avermi stupato adesso va a formare i massi. Eccolo lì. Ma te l'ho detto che l'M30 doveva... Cioè c'aveva un bel range. Lo so, solo che tra me e me ho pensato, ho detto, meglio un parziale e il mettere a break even e rischiare... Dai, che cazzo. Lo so, ma infatti cioè, quel range lì ad H1, vedi, il weak feel... Ah, è tutto il range, guarda che roba. Beh, da supporto 7 pips, il problema è che io li ho staccati giù. Vabbè, pensa GVP CAD che ne ha fatti 25 senza di me. Qua puoi ancora stare abbastanza sereno. Poi volessi, secondo me, comunque la bella conferma dovrebbe arrivare dopo l'apertura. A parte che paura che è capace a non fermarsi, sai? No, no. Infatti si è flippato di nuovo, guarda. Io dicevo, se aveva rotto il massimo, che aveva un po' di pullback, chiudeva in questa zona qui, poi cercavi un bel supportino formato sopra 23.400, si poteva tentare un bel ingresso, però è già andato oltre, mi sa. Ma poi te l'ho detto, venerdì non volevo fare altro, quindi sono contento così. Meglio break even che un venerdì rosso. Questo è poco, ma sicuro. Che
altro l'ho contato anche il parziale sommato al trade di Ejan di ieri sera, allora ho detto dai, può andare bene. Ecco, segnami i break even. Ma hai detto che qualcosa l'hai chiuso. Sì, vabbè, però era solo perché il lottaggio era grande, altrimenti era, non dico inutile chiudere, però non avrebbe avuto molto senso. No, tira. Ho tirato a break even. Qualcuno è operato, a parte che siamo rimasti pochini. Cristian, Gabriele, se avete operato. A parte che no, Gabriele ha mandato prima... Non so se c'è lì già, non mi ricordo. Io ho visto una shortata su GJ, mi sembra. Ma qui era solo il setup che poi, fortunatamente, come dicevamo, non si è concretizzato subito. Se questo M15 invece c'è nulla per sottolineamenti, ma anche noi. Se questo M15 qua chiude bearish, il setup sarebbe all'incirca come questo qui, downtrend, chiusura bearish, continuazione del movimento. Potremmo andare a testare 132.500, però, ripeto, non mi attira più di tanto. Il sell stop lì è sempre valido, comunque venisse infranto. Anche con l'M30 bullish, anzi, a maggior ragione, questo M30 è bullish, se venisse infranto questo livello qui, potrebbe dare una pushata magari abbastanza violenta, abbastanza rapida, di 7-8 punti. Per andare a ritestare. In realtà adesso non ce l'ho più il sell stop perché lo stop loss sarebbe troppo grande. Cioè per coprire tutta questa M30 sono 18 punti. Sì, ma infatti non lo metteresti di scuro sopra questa M30. Nel momento in cui rompe questo minimo, diciamo che se torna al di sopra di questi body qua e flippa di nuovo bullish, il tuo trade sarebbe già bello che è andato, quindi... Potresti mettere un 7-8 punti di stop loss fixed, ma poi vedendo sull'over time frame, poi io ripeto, il prezzo sta andando bullish, quindi non c'è nessun interesse nel vendere. Sì, infatti. Però diciamo che nel caso in cui quell'M15 avesse chiuso bearish, sarebbe stato valido, ma mi sa che non ha intenzione di fare quella robina lì. Qui nel frattempo abbiamo avuto un altro retest sullo stesso livello che ha dato probabilmente un altro ingresso, anche se si sta muovendo veramente un po' montagne russe. Andiamo a vedere time frame basso. No, in realtà è stato abbastanza clean. Qui avevamo il primo retest, movimento di 15 punti e poi il secondo retest dello stesso livello. E ne ha dati una decina. La prossima settimana bisogna frustare un po' di più GBP CAD, perché questa settimana sarebbe stato potuto essere frustato alla grande, ma ieri non mi ricordo se era ieri o l'altro ieri che mi ha sempre stoppato e poi ha fatto un gran movimento e stamattina idem. 30 nel frattempo è rimasto lì in bolla bullish. Ti mando una roba. Vai, manda. Vedere quanto può essere dannatamente infame gold, che è inoperabile. E guarda che setup. Aspetta, ti mando. Ok. Appena sono entrato in live. Appena sono entrato in live, non guardare a sinistra, era per farti vedere quello da H1 a destra, stava sopra quel livello chiave, l'ha tenuto come supporto, aveva dato l'ultima rigettazione bullish e volevo entrare in acquisto, poi ho visto lo spread, ho detto di no, guarda che roba.
Non sto di nuovo parlando mutato, cazzo. Stavo dicendo due cose. Una, guarda questo 30 che è andato. Sì, lo sto guardando. Vedi, questo è il setup che mi piace. 10 punti, boom, completo. Secco, bello dritto. Pam. Impulso che rompe i massimi. Retest, formazione di struttura bullish. Se la tiene facendo... Pum pum. Era veramente secco. Mm. So che te l'ho detto, non volevo oggi proprio veramente, non volevo mettermi neanche a rischio. Adesso vediamo l'apertura, io non sento un secondo, anzi faccio levare le cuffie, si sentirà un po' peggio la voce, ma almeno. Guardate, stamattina il cavo audio, cioè il cavo audio, guardate, il cavo LAN che mi dava problemi. Sono col wifi, perché il cavo LAN non me lo riconosce più. Hai letto la cosa delle polemiche a Trump sulla cosa che ha detto sul virus? No, però adesso torno tra un attimo che devo fare due cose. Sì. Cristian, hai fatto qualcosa oggi? Stamattina, adesso? Persi, nel senso che hai preso stop o perso il setup che ti è passato davanti agli occhi? Ok, meglio. Non overtradare oggi, fai attenzione, venerdì è l'ultimo della settimana, se è la settimana in positivo chiudi la chiamala in positivo.
Bel ritracciamentino questo qui, eh? Sì, infatti volevo dirti di scendere sull'M1, che secondo me sta dando la formazione del supporto per un'eventuale continuazione. Avrà chiuso pure la prima bullish. Ovviamente Trading View decide di non collaborare. Lui. Eccolo lì. Sarei sinceramente stupito di vedere un movimento bullish dopo un ritracciamento del genere. È andato giù in modo veramente violento. Ah, ma per lui is nothing. È come il movimento all'impulso al rialzo. Mamma mia. Io in questo caso avrei messo tipo il buy stop sopra il corpo dei massimi dell'ultima candela bearish lì a M1, quella piccolina. Sì. Esattamente come nei time frame. Esattamente come nei time frame più grandi. Sì, certo. Semplicemente era per prendere proprio il movimento. Eccolo lì. Guarda che roba. Hai visto? Ma che cazzo? Break e retest, quello che dicevi anche prima, formazione di supporto, boom, via. Intenzione di flippare bullish? Secondo te? Secondo me sì. Quella che uno flippa bullish con tutta quella week che ha creato, come avere un razzo sotto a sedere, diciamo. Sì. Comunque qua intendevo, buy stop l'avrei messo. Mentre la candela bearish si formava e me la apriva con questa. E niente, anche questo bel setup passato davanti alla face. Stamattina è così. E anche una cosa da... Ha fatto weak fill ad H1 e poi è ritornato un po' su. È vero che non ho più guardato i GBP perché mi davano fastidio, sinceramente. Non lo voglio più vedere, GBP caldo, dai. Allora, non sorte da qui, ragazzuoli. Dai, di cosa parliamo? C'era il nostro ingresso in stella. Boh, ragazzi, io stacco così evito di fare entrate inutili. Non farti tentare. Esatto. Guarda US 30. Figlio della merda. Da range a range, praticamente. Cioè da zona a zona, scusa. Arriverà al livello? Sì, che ci arriva. Non era affatto male. Questo bel US30. Proprio una bella vaccona da mungere da US30. Gli ordini di oggi li hai aperti con il volume che si sentiva? Sì, infatti il break even è arrivato dopo pochissimo.
Ti ha sentito allora, visto? Mannaggia. Peccato che stamattina eravamo un po' pochi. Siamo un po' pochi. Sì, ma prima eravamo 7-8, poi abbiamo visto com'è andata, diciamo, e giustamente reagito di conseguenza. Infatti io direi che possiamo praticamente staccare, non so voi, ma io non ho più lo stato mentale di saltare su nessuna operazione, sinceramente. GVPK mi ha distrutto. Mi ha distrutto il morale. È un po' sì. Devo ammettere che un po' me l'ha distrutto il morale. E poi sono 37 punti, non è che sono 140 punti, però. Certo. Però erano tutti dritti. Ma sì, non mi piaceva proprio la struttura del mercato. Vedi l'H4 bearish, il retest. Qui abbiamo formato quell'M30 e l'altro M30 che ha rotto i minimi e rispettato i massimi precedenti. Cioè, la struttura del mercato la adoravo. Infatti sono dispiaciuto perché ero anche abbastanza fiducioso su questo trade. Infatti sono entrato due volte, però mi hanno stoppato due volte. Ma perché si va sempre al discorso dello stato mentale, perché se io non... Cioè, siccome venerdì mi avrebbe infastidito prendere uno stop loss, ma se io avessi la posizione con fiducia, come ogni giorno normale, sapendo già che se il mio stop loss fosse stato colpito non sarebbe successo niente di grave, avrei mantenuto la mia posizione. Però quest'oggi era venerdì, non volevo prendere perdite, ed è proprio così che succede quando uno non vuole prendere perdite, non riesce neanche a prendere trade positivi perché non ha la calma e la pazienza di farli andare a destinazione. Same story. Molto importante questo stato mentale qui, e combinazione con queste 30 ci ha fatto proprio lo stesso scherzo. Zona. Eh sì, beh, quello che infatti ti faccio same story perché merda. Ovviamente adesso col senno di poi a vederlo avrei potuto tenere i buy stop che avevo all'inizio e portarli fino là sui massimi, però anche io lì quando l'ho visto ho detto che faccio qui, stacco, mi metto a break even oppure rischio di prendermi il loss, no. Io comunque staccherei la live, non so tu. Sì, ormai tanto. Allora ci aggiorniamo, Christian, ti saluto e ci aggiorniamo. Io. Tutto un po'. Abbiamo il weekend un po' di relax. Yes, questo weekend dobbiamo preparare un po' di roba per la settimana che viene. Yes. Ciao a tutti. Ciao.